Buonasera, sono 5 minuti dopo le 19, il nostro salotto amaranto del lunedì. Salutiamo anche chi però ci segue in replica alle 21, chi ci segue tramite il nostro sito arezzotv.net, quindi tramite la piattaforma di YouTube. Allora, un Arezzo che vola, un successo abbastanza netto con il tutto quello dal punto di vista prestazione, con un brivido però relativo agli ultimi 7 minuti che ha fatto un po' arrabbiare Sottili. Sentiremo tra poco l'intervista, però insomma alla fine arrivano altri 3 punti che sono fondamentali, intanto perché chiudono subito la parentesi negativa solo dal punto di vista del risultato della prestazione e soprattutto della sconfitta di Alessandria. Danno seguito al successo casalingo con il Siena, proiettano l'Arezzo al terzo posto, al momento insieme a Livorno e Renate, con Alessandria e Cremonese che continuano a correre. Domenica alle 18:30 trasferta contro la Lucchese dell'ex Nanu Galderisi, con il quale ci collegheremo al telefono nella seconda parte, vecchia conoscenza amaranto di quella stagione che ricordiamo soprattutto per essere stata l'ultima del calcio professionistico prima del baratro della Serie D, con quella incredibile staffetta tra lui e Leonardo Semplice, addirittura staffetta che ci fu tra playoff di andata e playoff di ritorno, e quindi insomma lo ricordiamo per una stagione abbastanza travagliata. Io vado a salutare Matteo Marzotti, che è sempre insieme a Buonasera. noi. Ciao Matteo. Stefano Butti, che troviamo con enorme, immenso piacere. Ciao Stefano, grazie. Stiamo aspettando un altro Stefano, che è Stefano Brandinidini, responsabile organizzativo delle risorse umane dell'Unione Sportiva Arezzo, che è un attimo bloccato nel traffico, ma che tra poco dovrebbe arrivare. Ecco, credo, lo sento i passi delle scale dei nostri studi, che allora sta per arrivare. Allora, ne approfitterei subito per sentire allora Sottile, l'intervista che abbiamo realizzato nel dopo partita, e parte proprio da questa sua arrabbiatura per i minuti finali in cui il tuttocuoio, abbastanza a sorpresa, aveva riaperto la gara, ha tentato di aprire prima con i Legni e poi con il gol di Scechilanze. Ciao Stefano. Molto arrabbiare, però ci dà anche gli spunti sui quali poter lavorare durante i prossimi giorni, perché è un peccato andare a rischiare di buttare via una prestazione importante, molto importante, fino al gol del 2-0, perché poi dopo a metà secondo tempo avevamo anche cominciato a soffrire, ci eravamo un po' abbassati, avevamo smesso di giocare in sicurezza, quando invece secondo me lo potevamo ancora fare. Però è l'ulteriore testimonianza che siamo una buona squadra quando riusciamo a tenere sempre al 100% la testa e le gambe. Il cuore ce l'hanno sempre questi ragazzi, perché questo è un gruppo che mette passione, ha entusiasmo in quello che fa e riesce a sopperire anche a qualche difetto o lacuna che possiamo evidenziare durante la gara. Però ne dobbiamo tener conto, perché oggi ci è andata bene. Possono recriminare per gli ultimi 6 minuti i nostri avversari. Gli altri 85, credo che ci sia stata una squadra in campo che abbia saputo gestire la partita nella maniera corretta, senza frenesia, senza farsi un campo pesantissimo. E questo credo che sia un gran bel biglietto da visita per il proseguo del campionato. Però quei 7 minuti finali ci devono far tenere le antenne dritte, perché se vogliamo diventare una squadra importante in questo girone, li dobbiamo cancellare in fretta. Se io vado ad analizzare le gare dalla Coppa Italia da Carrara in poi, credo che sia stato quasi sempre un crescendo, tranne alcuni momenti all'interno delle gare. Su questo dobbiamo lavorare. Noi siamo una squadra che deve lavorare per mantenere sempre la gamba e la testa con l'acceleratore pigiato, col piede sull'acceleratore per tutto l'arco della gara.
quando calano intensità e attenzione, allora si diventa vulnerabili contro chiunque. E non sappiamo, ci sono squadre e organici molto molto importanti in questo girone, ci sono squadre come oggi il Tutto Cuoio che hanno meno blasone, hanno meno nomi in rosa, ma sono organizzatissime e danno gamba. Quindi partite semplici non ce ne sono, ci deve dare entusiasmo, dare morale questo risultato, perché è stata una partita molto positiva, ma ci deve far tenere anche le antenne dritte se vogliamo dare continuità a questo buon inizio di stagione. Buone le risposte oggi di Muscat e De Feudis, che sono partiti dall'inizio, direi, con ottime risposte, a dimostrazione di alternative valide che hai a disposizione. Sì, sì, molto bene loro, ma altrettanto bene chi è subentrato, perché Dursi aveva una gran voglia di fare, che l'ha portato anche in qualche momento a rischiare di strafare. Molto bene Corradi quando è entrato, e poi Nicolò che ci ha messo i suoi centimetri, i suoi chili nella baraonda finale per poterci dare una mano dopo l'infortunio, fra virgolette, di Alessandria mercoledì. Quindi le risposte sono state molto positive, a ulteriore testimonianza che è un gruppo che lavora durante la settimana e che quando viene chiamato in causa si fa sempre trovare pronto. Hai dato fiducia ancora ad Arcidiacono, anche una valutazione anche sulla prova di Arcidiacono, che non sempre è sembrato lucido sulla gestione, no, anche di alcune ripartenze. Sì, poteva incidere un pochettino di più. Io ho due giocatori che hanno la preferenza di esprimersi a sinistra, preferiscono giocare da quella parte lì, e sono Yanga e Arcidiacono. Ciò non toglie che non li posso far giocare due a sinistra e nessuno a destra, quindi o qualcuno non gioca e quindi ne gioca un altro, o se no devono avere la capacità anche di giocare da ambo le parti. Io so che le qualità di Arcidiacono che può dare a questo gruppo, che può dare a questa squadra, sono importanti, e ha la possibilità di incidere di più di quello che è riuscito a fare oggi. Ci può stare, peccato, magari è stato penalizzato anche un pochettino dal campo, però le qualità del giocatore non sono minimamente in discussione. Allora, così sottili, intanto saluto Stefano Brandinidini. Ciao Fabio, che è con noi. Allora, partiamo da te Stefano. Questo successo, lo sottolineavamo prima, al di là del modo comunque convincente in cui è arrivato, era importantissimo proprio perché quella sconfitta immeritata di Alessandria è stata subito circoscritta a quello che era sembrato già in quel momento, cioè comunque un episodio anche così casuale, se vogliamo. È stato importantissimo perché credo che quella di ieri era la squadra peggiore da incontrare, una squadra che veniva da quattro partite senza sconfitte, non aveva pressioni perché comunque è una squadra, diciamo, di provincia che gioca senza particolari affanni, una squadra giovane che affrontava una squadra blasonata, quindi come l'Arezzo, quindi che aveva le sue motivazioni. Noi di contro venivamo invece da una sconfitta immeritata ad Alessandria, e però chiamati anche davanti a pubblico amico a dover vincere la partita, e tu sai benissimo Fabio che quando devi vincere per forza non si fa neanche l'aceto, si dice. Quindi io sono felicissimo della prestazione, io guardo la prestazione e credo che chi viene allo stadio, al di là di tutto, dei sei minuti, l'amnesia, le cose che ha detto il mister sono giuste, ma d'altro canto io, a battuta, dico al mister, se non ci fosse stato quei sei minuti, la settimana prossima su cosa avrebbe lavorato? Sarebbe stata la partita perfetta, quindi che ci sia qualche difetto è un bene, così il mister punta su quei difetti per mandare avanti la settimana. Io dico che questa squadra ha dei valori importanti, gioca veramente bene, ha le idee molto chiare, e credo che chi viene allo stadio si diverta, si appassioni, è una squadra che si fa voler bene, è una squadra che diverte, e certo ha da correggere alcune cose, però insomma non si può dire che non sia una squadra che quando è in campo non dà l'idea di avere un proprio progetto di gioco, insomma, questo sì. Poi è chiaro che c'è anche dei valori, indubbiamente, perché quest'anno... Ieri per esempio non ti sei accorto per almeno per 85 minuti che mancava un giocatore come Grossi, che è un giocatore che negli ultimi 6 anni, vorrei ricordare, ha fatto 3 anni di A e 3 di B, perché a sostituirlo c'era un certo Orazio Erpen. Quindi voglio dire, questo è importante.
E secondo me una cosa importante da segnalare, che indica veramente la forza di questo gruppo, perché poi sul gruppo, e Stefano ce lo può insegnare, che insomma, è stato un professionista di alto livello, è vedere che sul 2-0 il primo che è andato ad abbracciare Polidori è stato il capitano, è stato Mosca, il quale giustamente è stato messo anche a riposo, sabato aveva preso una botta, poi un giocatore che aveva fatto diverse partite, uno che poi quando gioca non lascia mai niente di intentato, torna sempre dietro quando c'è calcio d'angoli, quindi questo è un gruppo veramente forte, insomma, l'innesto di Muscat che non aveva fatto neanche un minuto, sembra un giocatore che giocasse da sempre nell'Arezzo, quindi insomma De Feudis. Io sono veramente molto soddisfatto perché ogni partita vedo che questa squadra migliora qualcosa. Non dimentichiamoci che al di là dei valori dei singoli, questo era un gruppo completamente nuovo e voi sapete meglio di me che al di là dei valori singoli poi i gruppi vanno assemblati. E quindi io sono fiducioso, credo che l'Arezzo, oltre che continuare a farsi ben volere, reciterà un ruolo direi importante in questo campionato, ma soprattutto farà tornare ad appassionare i propri tifosi. Ecco Stefano, oltre a questi valori diciamo importantissimi a livello di gruppo, mi sembra anche molto interessante il progetto anche tattico di Sottili, no? Nel senso che a parte le varianti che presenta di gara in gara, fa anche, insomma, abbiamo visto degli esperimenti anche abbastanza felici, ma a tratti, soprattutto nelle partite in casa o nel primo tempo di Alessandria, è anche una squadra che diverte, nel senso che si vede anche del bel gioco. Sì, io è la prima partita che vedo, non ho avuto modo di seguirlo finora, ieri era la prima partita che vedevo, avevo letto un po' sui giornali cosa faceva l'Arezzo, ma non l'avevo visto di persona e devo dire che effettivamente è un bel modo di giocare. Io la cosa che mi fa molto molto piacere è che questa squadra vedo l'umiltà dell'allenatore, perché mi sembra, io non lo conosco personalmente, ma ho letto le sue interviste, ho visto anche questa intervista che ha fatto, mi sembra che sia uno che pensa solamente a lavorare sul campo, non fa polemica dei giocatori che ha, di chi non ha o di dove va a allenarsi. Questa è già una cosa importante, quindi, e mi sembra che abbia già dato un'impostazione importante alla squadra, come diceva Stefano, che probabilmente ha più contatto con la squadra. Sicuramente è un buon gruppo e si vede in campo. Ha questo modulo che io ho visto per la prima volta ieri, che mi è sembrato molto spregiudicato, e giustamente in casa, perché l'Arezzo deve far valere la propria personalità giocando con questi due mediani davanti alla difesa e due esterni molto alti che vanno quasi a accompagnare le punte subito là davanti. Quindi è un modulo in casa soprattutto, penso che sia abbastanza aggressivo e che fa capire subito all'avversario di che pasta è fatto l'Arezzo. Tra l'altro ho visto delle buone giocate, anche se sono rimasto male che c'era un campo parecchio parecchio bagnato, di solito lo stadio non so se ha piovuto tantissimo, ma c'era delle zone veramente che era in preda. Era stato sistemato già quel il campo. C'è da dire che è stato, abbiamo fatto un accordo ora con una società, un professionista, la Green Grass, che ce lo deve sistemare, perché se tu ricordi quando giocavi te, Stefano, erano dei campi più invidiati d'Italia. Ma infatti questo campo viene fuori da anni, purtroppo di dilettantismo meno e da una cura approssimativa. Abbiamo fatto un accordo triennale con la Green Grass, la quale ci ha già detto, ma si è già visto i risultati in poco tempo, che già a gennaio rivedremo il campo. Ieri era una giornata, secondo me ieri invece è stato un banco di prova importante, perché ieri è stata una giornata veramente pesante, e quindi il campo secondo me ha drenato anche abbastanza bene per quello che era la giornata. È sempre stato un campo che aveva un drenaggio. Comunque al di là di quello, sì, diciamo Arezzo ha fatto bene, cioè poi ha fatto una descrizione il mister, penso precisa, perché effettivamente dopo l'1-0 l'Arezzo forse inconsciamente ha abbassato un po' la grinta e la cattiveria e ha un po' subito, per modo di dire, il tutto cuore. Poi quei sei minuti finali ci stanno, perché loro probabilmente si sono buttati avanti, la voglia di fare risultato, e diciamo c'è stato quei due pali che hanno fatto un po' rimanere male tutti. Però se andiamo a vedere già nel primo tempo, secondo me l'Arezzo poteva andare negli spogliatoi sul 2-0 e non c'era niente da dire. Poi visto le partite sono così, comunque un bel Arezzo, un Arezzo che ha giocato bene e contro una squadra che mi sembrava molto più rapida, molto più brillante, probabilmente ha una preparazione diversa, una preparazione forse impostata per fare parecchi punti all'inizio, visto che sarà una squadra sicuramente che lotterà per salvarsi. Un po' come ha fatto l'anno scorso, peraltro. E adesso tra poco sentiremo anche che cosa ha detto
l'allenatore Fiasconi, probabilmente il tutto cuoio ha avuto un po' paura all'inizio, perché lui lo può far capire questo anche dalle interviste dell'allenatore, no? Nel senso che probabilmente era anche la prima partita, ne hanno avute anche sicuramente con la Lucchese, però insomma, certamente l'Arezzo ha un altro spessore, e quindi hanno pagato quella che doveva essere una gara facile, perché loro non dovevano avere tutto sommato niente da perdere, perché avessero perso con l'Arezzo, insomma, era nella naturalezza delle cose, invece se tiravano fuori la prestazione sarebbe stato insomma qualcosa di clamoroso. Invece probabilmente a livello mentale nel primo tempo sono stati molto, molto bloccati, no? Quindi quello che abbiamo visto poi nella seconda parte, quando però ormai la gara era sostanzialmente chiusa, non l'hanno fatto vedere all'inizio. Ma un po', se vogliamo fare ricorsi storici, è un po' come quando venne la prima volta la Gian Erminio sì, ad Arezzo nel primo anno di Lega Pro, finì sempre 2-1, mi e finì sempre 2-1 con Paperona del portiere, sì, della Gian Erminio sotto la curva sud, e fu un gol quello che lo segnò la curva prima ancora, sì, che l'Arezzo, perché comunque era stata messa pressione sull'altra squadra, e secondo me in effetti è anche vero quello, insomma alla fine la pressione l'hanno anche avvertita, perché comunque è una squadra giovane, tanti ragazzi hanno un'età media bassissima, ad esempio l'11 che ha giocato contro l'Arezzo aveva 21,2 anni, quindi una berretti a momenti quella che è scesa, però è veramente una squadra che aveva comunque giocatori rapidi davanti come Tempesti, Scechidazze e ragazzi comunque che venivano da settori giovanili importanti. Non era assolutamente una partita da sottovalutare, e poi soprattutto un avversario, come detto, che nonostante questo 4-3-1-2 tendeva comunque e ha sempre fatto fino ad ora 6 gol in contropiede giocando sempre a palla terra. Quindi da una parte fatti giocare palla terra per noi poteva essere quasi, non dico un vantaggio, però un fattore positivo, perché l'Arezzo finora palla terra non ha preso gol, ha preso tutti su calci piazzati o comunque palle alte che ci hanno colto un attimino impreparati. Quindi per il resto è stato un esame importante anche quello superato. Dispiace magari l'unica cosa, la disattenzione insomma difensiva all'ultimo per il 2-1, perché ha fatto vivere un attimino di fase concitata, ma giusto un attimo, perché poi l'Arezzo comunque ha sempre dominato, non ha mai concesso spazi. Il primo tiro a porta in tutto cuoio mi sembra sia arrivato al 37esimo del primo tempo, per assurdo, e nella ripresa, nonostante il forcing così fino a dopo il gol dell'Arezzo, anzi fino a quasi al raddoppio dell'Arezzo, non è mai arrivata poi quella sequenza di pali, sì, che insomma ha fatto tremare il risultato alla fine, ma poca roba insomma. E sicuramente i cambi della panchina, perché ho visto diversi allenatori, compreso, ora lo ascoltiamo, Fiasconi, forse un po' troppo preoccupati da tutte queste gare, non è la prima squadra che hanno cambiato 3 o 4 giocatori in questi 2 o 3 turni, e un conto magari lo fa una squadra, alla fine l'Arezzo che ha una cosa... Falla Allegri questa domanda. Che ha una cosa abbastanza ampia, un conto lo fa il tutto cuoio, perché comunque quando sono entrati Masia e gli altri due della panchina che avevano giocato da titolari le gare precedenti, insomma il discorso è cambiato, e così se anche no, altre squadre. Scusa Fabio, non bisogna dimenticare, sì, una cosa, che l'Arezzo nell'andare a ricercare questo gioco spregiudicato, sì, che poi questo gioco spregiudicato, come ha detto giustamente Stefano, è la voglia più che altro di imporre il proprio gioco, indipendentemente dall'avversario che tu ti trovi. Poi il mister è uno che tatticamente, cioè se vai a vedere allenamenti, il mister è uno che lavora veramente di brutto. Sì, è spregiudicato, però se guardi bene è facile anche ritoccarlo questo modulo, no, perché basta che tu abbassi due esterni. Ti volevo dire questo, no, ma dico al di là che è un modo spregiudicato, e poi comunque il mister è uno molto camaleontico, sa adattarsi, perché poi questa squadra può giocare come ha giocato ieri, può giocare con 3 centrocampisti, 2 esterni, una punta sola, potrebbe fare per assurdo il 4-3-3, ma al di là di questo è una squadra che vuole imporre il proprio gioco, ed è una squadra quindi che, arrivati quasi in fondo alla partita, è spremuta, è stanca. Quindi il calo di tensione è sicuramente, va gestito in maniera diversa probabilmente quello, però io vorrei dire che se probabilmente l'Arezzo riuscisse, e nelle prime 4 domeniche si è visto, a capitalizzare il 70% di quello che produce, parleremo di altre cose, come ha detto giustamente Stefano. Poi le squadre, diciamo l'avversario lo risveglio, lo addormenti in base al risultato. Se te per il primo tempo vai 2-0 come doveva essere, era finita lì. Se Alessandria ha quelle 2 occasioni clamorose, una di errore e una di sfortuna al tiro di Foglia, probabilmente parlavamo di un'altra partita. È vero che sbagliare le reti è un limite, quindi anche un'altra cosa sulla quale lavorare. Però voglio dire, questa è una squadra che comunque crea che azione, con un attimino di correzioni giuste, e ripeto, con questo continuo vedere
work in progress che ha, che ogni partita comunque risistema qualcosa, questa è una squadra che ha veramente le idee chiare, secondo me. E poi il calcio, insomma, si fa nelle corsie esterne e l'Arezzo le sfrutta, e poi il calcio si fa, e poi, come ha detto il mister, il calcio si fa in due, non è che quella, certo, ci sono due giocatori, certo, del subbuto, sì, sì, sono comunque esseri umani, certo, che in una partita probabilmente in occasione due ce le devono avere anche loro. Ma sentiamo, la cosa, sì, positiva è anche il fatto stesso che per la prima volta non hai regalato un tempo, perché a Carrara ha regalato il primo tempo, col Como ha regalato il secondo tempo, Alessandria al secondo tempo, ma Alessandria non sono d'accordo, ti spiego perché. Alessandria al primo tempo secondo me è una squadra, claro, da 8, il secondo tempo, no, ha colato l'avversario da 10, no, io non la penso così, ma ti spiego, non parlo per facente parte dell'Arezzo, sarebbe troppo facile. Alessandria il secondo tempo le cose sono un po' cambiate, innanzitutto perché il mister ha fatto dei cambi e quindi ha reso la squadra loro un po' più offensiva, mettendo dentro Gonzales e mettendo Iocolano. Però alla fine, se analizzi, se non c'è l'errore, che poi l'errore, la scivolata di Rossetti, loro fino a quel momento non avevano fatto niente, non c'era più il predominio dell'Arezzo come primo tempo, siamo d'accordo, la partita era incanalata in un pareggio, però se non fa quell'errore Rossetti al minuto 60-63, quando è successo, che poi l'errore è scivolato, non so come finiva la partita. Quindi sul resto, sulle prime due partite sono d'accordo con te, ma ripeto, si sta parlando di un gruppo nuovo, questo non va mai dimenticato. Allora sentiamo anche l'altra parte, l'intervista a Luca Fiascone, allenatore che non ha il patentino, ma che ovviamente spera, però c'ha le capacità, sicuramente, per, sì, ottenerlo e anche per allenare. Sentiamo. La vittoria dell'Arezzo ci sta, eh. Abbiamo subito, diciamo, il primo tempo, siamo stati meno bravi rispetto a domenica nel gestire la palla, nelle ripartenze, abbiamo fatto qualche errore che magari poteva mettere un po' di pressione, un po' di paura all'avversari, e se andate a vedere infatti le tre occasioni grosse hanno avuto loro nel primo tempo, sono venute spesso da palla persa nostra, palla persa da noi, ecco. E questa cosa qui, sicuramente la giovane età, sicuramente l'ambiente Arezzo, sicuramente il blasone della squadra e la forza degli avversari ha anche contribuito. E infatti, paradossalmente, dopo essere passati in svantaggio, abbiamo iniziato a giocare, forse anche perché l'Arezzo si è, fra virgolette, accontentata e si è abbassato un gocciolino, ma noi abbiamo preso campo e abbiamo giocato. Abbiamo concesso, giustamente o normalmente, due ripartenze, su una è stato bravo il nostro portiere, l'altra sono stati bravi, molto bravi loro a fare il 2-0, e lì la partita è un po' finita, però è anche positivo il fatto che i miei ragazzi hanno comunque continuato, ho preso due pali subito dopo il loro gol e poi ho trovato il 2-1, purtroppo mancava poi alla fine. Quindi c'è da registrare comunque che abbiamo tenuto testa all'Arezzo, c'è da registrare, abbiamo avuto una buonissima reazione, forse nel primo tempo, comunque fino al vantaggio loro, siamo stati un po' troppo timidini, non so se è un discorso nostro o se è merito dell'Arezzo, molto probabilmente entrambe le cose, però ecco, i meriti dell'Arezzo ci sono tutti, io penso alla mia squadra e dico che magari altre tre o quattro occasioni in questo campionato dovremmo affrontare partite in trasferta con la stessa pressione da parte del fattore ambientale e pubblico dall'esterno, e la solita pressione dalla forza degli avversari, mi riferisco quando si va a Livorno, quando si va a Alessandria, quando si va a Cremona, e magari se si può portare via qualche punticino in questi campi, tocca essere più bravi a non impaurirci, fra virgolette, o di giocare, ecco, perché abbiamo qualità e comunque tocca provare a giocare. Perché si dicevano che tutto qua aveva questo vantaggio mentale, non aveva quasi niente da perdere rispetto all'Arezzo che aveva l'obbligo sostanzialmente di vincere, invece solo dopo il gol è arrivata questa, come dire, siamo partiti dallo 0-1, adesso proviamo a attaccare. Sì, sì, no, il vantaggio mentale c'è, però oggi si è visto che l'Arezzo voleva vincere, aveva tanta rabbia perché voleva portare a casa i tre punti fin dall'inizio, e tutto voglio... No che non si è impegnato, è stato forse, ripeto, un po' meno brillante nella gestione della palla rispetto ad altre volte. E quindi se non fa paura una squadra forte come l'Arezzo, piano piano il gol lo prende. Infatti è venuta un'occasione, poi la seconda, poi la terza, poi male finì il primo tempo, ma comunque poi l'andamento era quello. L'aspetto mentale, secondo me,
è importante da capire. I ragazzi ci devono lavorare, una squadra molto giovane, una squadra che questo aspetto qui lo devono migliorare, perché tanti di loro faranno campionati importanti, sono sicuro, e quindi sono qui per giocare, sono qui per migliorare anche da questo punto di vista. Allora, un'esamina molto onesta, molto lucida. Ci fermiamo un attimo, poi nella seconda parte sentiremo Polidori Muscat, ci collegheremo anche con Nanu Galderisi, allenatore della Lucchese, e sentiremo insomma che atmosfera c'è dopo il pari di Livorno, un pari in rimonta. A tra poco. Ci siamo tornati. Allora, tra un attimo sentiremo i protagonisti Polidori e Muscat, ma come al solito diamo un'occhiata anche all'umore presidenziale. Su Facebook non c'è stato un commento, almeno fino ad oggi, della gara, ma vediamo perché ieri non era presente allo stadio, perché l'aveva annunciato direttamente il presidente nella sua pagina Facebook. Grazie al calendario molto intelligente di quest'anno, con una partita infrasettimanale oggi alle 18.30, io non ci sarò, ovviamente è stato scritto nella giornata della partita, significherebbe che entrare a Roma tra le ore 23.24, domani una gara alle 7.15, impossibile fare questo anche per gli anni che mi porto dietro, mi dispiace, seguirò la partita minuto per minuto, un abbraccio a tutti e forza Arezzo. Un flash su... Tanto anche questo nuovo presidente social, no, che c'è in questa stagione, e anche un presidente, come possiamo dire, che ha riacquisito di fronte alla tifoseria un certo credito, mi sembra. Ma sai, Mauro sicuramente nella prima parte della sua gestione ha commesso degli errori che lui stesso ha, di comunicazione che lui stesso ha ammesso. Li ha commessi anche perché comunque sia... Era un neofita del calcio e probabilmente non era affiancato da nessuno che magari lo potesse accompagnare in quello che era un rapporto da tenere con una città, e nel caso specifico con la città di Arezzo. Quando diciamo nella società sono entrate persone di Arezzo che ovviamente conoscono gli aretini in quanto facenti parte, avendo il pedigree, probabilmente è stato fatto capire certi meccanismi e certe situazioni per gestire anche determinate cose. E i risultati, i programmi, tante cose poi hanno ricreato quel giusto feeling che c'è, insomma, anche perché credo che sia giusto che questo rapporto ci debba essere, perché con i pregi, con i difetti, comunque sia, non è che questa società ci sia la fila per prenderla. Mi sembra che quest'anno la famosa asticella sulla quale in determinati momenti è stata fatta anche forse giustamente un po' di sarcasmo, sì, no? Di sarcasmo, perché poi sai, alla fin fine... Quando viene a intaccarsi quel rapporto fiduciario, ci sta anche sia stata fatta questa operazione. La squadra che è stata messa a disposizione del mister, direi in maniera perfetta, da Roberto Gemmi, che si sta dimostrando un professionista veramente capace, e soprattutto io quello che ho verificato, cosa molto importante, rispettato nell'ambiente del calcio, che questa è la cosa più importante di tutti. C'è, ed è chiaro che poi alla fine gli aretini, come io dissi a Mauro, guarda che gli aretini sono, noi siamo un popolo un po' particolare, però se l'aretino decide di adottarlo poi il forestiero lo adotta, indipendentemente anche dal risultato. Quindi l'aretino si è reso conto che comunque sia la società sta facendo i suoi sforzi per cercare di fare qualcosa di importante, oltre il calcio, anche nella programmazione, vedi la concessione dello stadio, vedi cercare di fare per la prima volta un settore giovanile con tutti i crismi, perché tanto poi... Noi si parla di prima squadra perché è la sintesi finale, però una realtà come Arezzo non è Real Madrid o Juventus o altro. Se tu non crei un settore giovanile, una base che veramente possa essere per un futuro la linfa sulla quale attingere, restano comunque campionati e situazioni episodiche. Speriamo che si possa andare avanti così, con tutte le difficoltà che ci sono ora a livello macroeconomico, però insomma la strada è quella giusta, e devo dire anzi grazie ai tanti sponsor che si sono avvicinati a noi, perché quest'anno abbiamo avuto la soddisfazione per la prima volta di non solo contattare, ma anche di essere contattati. Anche questo è un segnale che il vento è cambiato. Allora, a proposito dei giovanili, tra l'altro abbiamo seguito ieri la partita degli allievi che hanno battuto il Siena 2-1, l'abbiamo già mandato in onda ieri, ma mi colgo l'occasione per dire che mercoledì sera alle 21 inizieremo proprio una nuova trasmissione che sarà dedicata alle giovanili dell'Arezzo e all'Arezzo Calcio Femminile, quindi avremo ospite responsabile del settore giovanile, e poi avremo ospite anche l'Arezzo Calcio Femminile con la presidente o l'allenatrice, ricordiamo, impegnato nel campionato di Serie B. Complimenti anche ai giovanissimi che hanno battuto ugualmente il Siena 4-3 in una partita più... Siena ha preso un punto tra tutti. Siena tra tre partite non ce l'ha fatta. Ha raccattato poco. Polidori Muscat, sentiamo.
ci siamo subito tirati fuori, nel senso che avevamo perso contro l'Alessandria pur giocando bene, e oggi con un campo difficile, una partita vinta veramente l'ennesima con il cuore del gruppo e del bel gruppo che siamo, siamo felicissimi. Personalmente sono contento del mio primo gol in casa, del secondo stagionale, però come ho detto già prima sono contento del lavoro che ho fatto per la squadra e poi sono stato premiato con il gol. Noi giochiamo sempre a due, poi o giochiamo due punte o giochiamo un trequartista e una punta, comunque io mi trovo bene con tutte e due, perché con tutte e tre, anzi c'è anche Paolo che mi dispiace, la vittoria è dedicata anche a lui, perché speriamo che rientri il prima possibile. Comunque io mi trovo bene con tutte e due, il mister fa le sue scelte e noi dobbiamo farci trovare pronti. Sono contento io e mi trovo bene con la squadra, con il gruppo, perché veramente non è facile avere dei gruppi importanti e trovarsi bene. Io sono contento che noi abbiamo questo gruppo anche fuori il campo, perché siamo sempre insieme e andiamo avanti, vediamo come va. Stai dando risposte molto positive alla società che ti aveva fortemente voluto, no? Fin dalle prime battute dell'estate. Sì, io sono contento di essere uno qua personalmente, perché ci tenevo a tornare. E poi loro, il direttore mi chiama da tanto tempo, e poi ho firmato con il Pescara e sono venuto in prestito qua, ma sono contentissimo perché voglio crescere e voglio far bene con questa maglia. Senti, per chi è questo secondo gol? Ma per me, faccio tanti sacrifici e me lo dedico questa volta, me lo merito. La mia prima per me significa tanto, perché ho lavorato tanto per questa, per avere questo punto. È arrivato il mio chance, spero che ho fatto bene per la squadra, bene per me. Purtroppo sì, sono venuti i tre punti e quelli sono importanti, ma il mio lavoro è di non prendere gol. Purtroppo alla fine abbiamo preso gol, abbiamo preso un po' di azioni sotto pressione, ma comunque si vede che quello che facciamo durante la settimana sta uscendo durante la partita. Anche oggi su un campo così difficilissimo abbiamo lavorato tanto insieme, abbiamo lottato per noi stessi, io il lavoro che faccio io per la squadra, sono venuto in tre punti, quindi per l'esordio buona così. Il calcio è composto di tanti episodi, quelli che cambiano la partita, e dobbiamo stare più attenti, più esperti, con più esperienza su queste cose, per avere la cosa per fare bene ogni partita e per prendere sempre quei tre punti. C'è un discorso di rilassatezza mentale, cioè quando Arezzo pensa di averla già vinta forse la partita? Forse sì, ma noi eravamo un po', diciamo, il primo tempo, dopo 10 minuti si vede che è successo qualcosa, infatti il mister ha cambiato la sistema pure, ha notato qualcosa lui. Dobbiamo migliorare le cose che dobbiamo fare durante tutte le 90 minuti. Allora, abbiamo sentito Polidori e Muscat. Matteo, Polidori, insomma, che era forse il primo obiettivo anche temporale, no? Perché Gemmi fin dalle prime conferenze stampa, dopo la fine del campionato, alla domanda su Polidori ha sempre detto è un obiettivo. E insomma, sta confermando queste attese. Ma sì, ma poi Polidori, sono passati nell'ultimo periodo quattro direttori sportivi, tutti e quattro volevano portare Polidori all'Arezzo, che fosse Serie D o Lega Pro, quindi era chiaro quello che era il valore del giocatore, giocatore che poi, come ha detto ad Arezzo, sarebbe sempre voluto tornare dopo la parentesi nel settore giovanile. È un giovane, è un attaccante, sta segnando. Io personalmente, quando un attaccante segna, difficilmente sono per toglierlo. Tra l'altro non è che segna e basta, è anche un attaccante che ti tiene sempre in apprensione la difesa avversaria per i movimenti che ha, perché non avrà la struttura fisica di Moscardelli, ma è anche vero che ha una velocità, un altro modo di giocare, forse anche un attimino più morbido, che sicuramente si adatta molto bene a quando l'Arezzo gioca con le tre punte, ma anche quando gioca con lo stesso Moscardelli insieme. Quindi
Assolutamente, è una delle sorprese piacevoli, così come è piacevole la sorpresa o scommessa, chiamiamola come vogliamo, Muscat, che è entrato e ha fatto subito, ha accolto subito al volo quella che era la sua prima occasione. Stefano, anche con queste alternative che dicevamo prima, perché a volte no, anche ovviamente per altri motivi, insomma, negli anni passati l'Arezzo aveva pochi ricambi, in questa stagione sembra che, insomma, al di là del ruolo della fascia che ha detto prima Sottili, no, di Arcidiacono e Yangà, che tutti e due sarebbero, diciamo, naturalmente in una delle due fasce, ma che per necessità devono scambiarsi, recentemente lo hanno fatto spesso nelle varie partite, però al di là di questo sembra avere, perché ieri ne mancavano tre, mancava Grossi, mancava Milesi, però i due che sono entrati, insomma, effettivamente non hanno fatto... Sì, no, infatti stavo domandando prima, durante la pubblicità, io non ho visto questo Grossi, quindi non so che giocatore è, ma ha detto, dice che tra lui e Erpen è una bella lotta, quindi vuol dire che ha dei ricambi importanti, e vuol dire che può anche un attimino far riposare i giocatori, cosa che finora a Arezzo non era mai successa, quindi il fatto di poter alternarli o giocare con moduli diversi dove magari può sfruttare anche tutte e due è un'alternativa importante per l'Arezzo, quindi ho detto una rosa ampia, e deve essere bravo a questo punto, e mi sembra che lo stia facendo l'allenatore, a far capire che non ha 11 titolari ma ne ha 18, 20 quanti sono, e che tutti possono andare in campo a qualsiasi momento. Allora, abbiamo parlato prima un attimo dello stadio, perché abbiamo letto qualche lamentela su alcuni vecchi problemi strutturali. Uno riguarda i bagni, c'è il collega Riccardo Bonelli che ha postato questa foto, che non è il bagno del comunale ovviamente, però diciamo che era per far capire la situazione di chi deve fare un bisogno, insomma, durante la partita. Invece l'altro problema che vediamo è... La foto conferma che le sorprese ci sono sempre. Io sinceramente quando sono al bagno non ho visto questa signorina, non so se Matteo tu hai mai avuto modo. Ecco, invece questa è un'altra problematica che viene da tanti anni, anche durante la giostra c'è stato, insomma, il problema dei disabili, questa è una foto che è stata postata su Facebook, i disabili quando piove, no? È un peccato che qui chiaramente... è un problema che viene da annoso, no? Mai risolto. Si può fare qualcosa? Fabio, no, bisogna fare sicuramente qualcosa, però noi tra l'altro abbiamo fatto svariate riunioni con il Comune, che devo dire è molto collaborativo da questo punto di vista, anche perché noi prendiamo la concessione dello stadio liberando il Comune di alcuni oneri, però è chiaro che ci sono tante cose da sistemare, perché noi è chiaro che con la concessione prendiamo tutto quello che è l'ordinaria manutenzione, non la straordinaria, quindi sono state fatte delle riunioni anche tecniche proprio per andare a sviscerare, no, quella che è questa divisione, perché poi sai c'è sempre il rischio poi di cadere nell'errore di capire qual è, cos'è, cosa non è, quindi le cose sono tante da fare. Noi credo che in 14 mesi da quando per caso è nata questa avventura con l'Arezzo da parte mia, nell'avventura nella quale ci ho trascinato Andrea, con tutti poi gli sviluppi, Andrea Riccioli, con tutti poi gli sviluppi che ci sono stati, perché soprattutto nacque comunicazione e marketing, e poi insomma ci sono stati gli sviluppi che tutti sapete, le cose ne sono state fatte tante, però è anche vero che le cose vanno messe in fila, non è che esista una priorità, vanno messe in fila a cercare di risolvere i problemi, quindi benvenga l'evidenziazione dei problemi, disponibilissimi anzi a trovare le giuste soluzioni, disponibilissimi ad ascoltare tutti. Per esempio, voglio fare un esempio, il tunnel d'entrata delle squadre che è stato cambiato è stata un'idea di un tifoso nostro sponsor, che dobbiamo sempre ringraziare, il quale si è fatto insieme all'altro che avete visto, i due sponsor che sono Galvanica Formelli, Chimicando, che si vedono nelle cose, sono coloro i quali hanno proposto questa cosa e l'hanno fatta, quindi insomma credo che nella vita oltretutto bisogna anche, oltre che evidenziare i problemi che ci sono, anche a dare una mano a trovare le soluzioni. In questo caso è chiaro che il problema dobbiamo risolverlo noi, questo sì, siamo attenti e ben vigili, e sappiamo anche questo dei disabili è un problema sicuramente che dobbiamo assolutamente porci, anzi ci siamo posti, dobbiamo porci nel trovare il modo di risolverlo, insomma. Allora, siamo alle battute finali, stiamo provando a collegarci con Nanno Calderisi, con cui avevamo un accordo appunto per questo collegamento, evidentemente non c'è modo, non risponde, mi dicono non risponde. Allora, vediamo un attimo la Lucchese ieri, come lo schieramento della Lucchese di ieri. A Livorno è andata sotto 1-0, poi c'è stato il pareggio di Mingazzini, ricordiamo che fin qui ha fatto 3 gol forti, non è che ha fatto molti gol,
tre pareggi e due sconfitte il Rolino, Di Masi in porta, e specie Dermaco Capuano, Cecchini, Mingazzini, Bruccini, Nolè, che lo ritroviamo sempre in mezzo in qualche partita. Ha fatto anche un po' di turnover, perché comunque Dermaco non è il titolare di difesa, nemmeno Bruccini. Nolè è quella la sua posizione, però Fanucchi è in panchina, ad esempio. Noi sappiamo che Fanucchi, ogni volta che l'abbiamo trovato contro puntualmente, ci ha fatto il regalino. Ci ha sempre fatto il regalo, tranne l'ultima volta a Lucca nel giovedì di Pasqua. Longobardi forte, De Feo che l'anno scorso era al Siena, e questo insomma a proposito di turnover ad alcuni è andata bene, a molti altri, cambiando spesso questi giocatori preoccupati da questi impegni, insomma non è andata particolarmente bene. Comunque ha preso un punto a Livorno e non è male. Cioè, Galderisi ha detto che se riescono a ottenere quello che fanno vedere in campo, la situazione andrà meglio, anche se già si parla di un rischio esonero, tanto per cambiare, per Galderisi, perché sì, insomma, pare che il presidente insomma non sia ovviamente soddisfatto di questo inizio con soli tre punti. Stefano, questa partita in questo momento, con tanti tifosi che potrebbero seguire la squadra, potrebbe essere quella spintarella in più per fare un campionato veramente di vertice? Beh, l'entusiasmo c'è, quindi sicuramente ci saranno anche tifosi che seguiranno l'Arezzo a Lucca. È sempre stato un derby, una partita importante. Penso che l'Arezzo possa andarsela a giocare tranquillamente, perché ha tutte le caratteristiche per poter fare la partita. È logico che se dovesse fare un risultato importante a Lucca darebbe un'impronta importante a tutto il campionato. La partita secondo me è alla portata, se l'Arezzo gioca come ha giocato ieri può sicuramente fare risultato. Poi è sempre il discorso che è un derby, magari è una partita un po' particolare, però l'Arezzo può andare tranquillamente a giocarsela. Tu sei stato tra i protagonisti della serata che abbiamo trasmesso in diretta da Arezzo Fiere, l'era Terziani, è stato un bellissimo momento, no? Dei tanti no, ricordi. È stato una bella festa, e devo ringraziare Stefano Turchi, che è stato quello che ha messo insieme un po' tutta questa manifestazione. Ho visto tanti ex compagni, soprattutto ho rivisto dopo tanto tempo Angelillo, che magari fisicamente non sta benissimo, ma di testa è come quando giocava, come quando allenava, quindi è stato un piacere rivederlo. È stata una bella festa, c'è stato anche una giusta partecipazione, una festa che ha fatto piacere, perché devo dire che quegli anni, nonostante il tempo sia passato, anche oggi trovo ragazzi, anche giovani, che magari non ci hanno visto giocare, ma che rammentano, perché il babbo o il nonno gli raccontava di quel famoso periodo. Basta pensare alla maglina, alla limited edition che abbiamo fatto l'anno scorso. Stefano è andato a Ruba, quindi voglio dire. E allora, a proposito di Angelillo, Matteo, possiamo concludere con quella sua massima che ci aveva detto in chiusura di collegamento Angelillo, che invitava i tifosi a, prima di diciamo bollare i giocatori come bidoni, di aspettare un attimo, perché evidentemente già all'epoca, no, c'era questo vezzo, no? Tra l'altro Angelillo è arrabbiatissimo perché ce l'ha con Higuain, perché ha detto che il record di gol non è il suo ma rimane il suo, perché Higuain ha giocato due partite in più, e lì si è impiccato, ha detto no, io ho fatto due partite in meno, quindi il record rimane sempre il mio. Grazie a Stefano Brandini. Grazie a voi. Grazie a Stefano, a presto ovviamente, a Matteo. Tra poco c'è Zona Dilettanti, prima puntata, quindi tra pochissimo.